Voglio aprire la rubrica SOS Fede con questo brano di Michael Smith, che proprio è stato, il video è stato girato proprio nei luoghi in cui Gesù è vissuto ed è morto, e ci ricorda che lui non finirà mai, lui ci sarà per sempre. SOS Fede si apre con questo brano e si apre con i saluti che ci vengono subito dal nostro carissimo pastore Paolo Benini. Pronto Paolo? Sì, sì, buongiorno. Quest'oggi abbiamo collegato con noi telefonicamente anche un ascoltatore, visto che la nostra rubrica si chiama SOS Fede, cerca anche di rispondere a dei dubbi, a delle perplessità, e ecco, lui aveva delle domande da farti, quindi salutiamolo subito. Pronto, benvenuto Filippo. Sì, buongiorno Daniela. Buongiorno, buongiorno al pastore Benini, buongiorno. Non essere, ecco, timido né in ansia, perché ecco, Radio Voce della Speranza un po' è diventata anche la tua famiglia, perché da anni che ci segui, quindi vai tranquillo senza timori. Allora, quali sono le domande che volevi porre al pastore Benini, e perché no hai queste domande? Quali sono i tuoi dubbi? Vabbè, i dubbi sono tanti ancora da chiarire, diciamo. Ne abbiamo anche noi, Filippo, non ti preoccupare. No, praticamente quello che volevo che un pochettino il pastore mi aiutasse a comprendere bene sono il concetto di giustizia di Dio e di giudizio. Perché nel Vecchio Testamento, sia nel Vecchio che nel Nuovo, se ne parla tanto di questo. Sappiamo che il Vecchio Testamento interpretava la giustizia di Dio come dire, un premio per i buoni, mentre una punizione per i malvagi, morte e distruzione per i pagani, mentre per il popolo eletto benedizioni e privilegi e così via. E quello che mi sono accorto è che purtroppo ancora questa idea, diciamo, ce la portiamo appresso anche oggi, di questo Dio così un po' giustiziere. Ritengo che sia, come dire, una concezione di Dio falsa, addirittura anche idolatra dal mio punto di vista. Ecco, per cui noi, come dire, ci siamo inventati come giudizio finale il paradiso per i bravi e l'inverno per i meno bravi. Ecco, nel capitolo di Giovanni, capitolo 16, Gesù, parlando dello Spirito Santo, dice che lui ragguaglierà il mondo per quanto riguarda il peccato, la giustizia e il giudizio, ma non ho capito bene che cosa intenda il Signore, cosa intenda Gesù con questa affermazione in base a quello che dice dopo. Ecco, io, se lei, pastore Benini, potesse in qualche modo chiarire che cosa si intende veramente, secondo il pensiero dei profeti, di Gesù e degli apostoli dopo di lui, quando si parla di giustizia di Dio e di giudizio. Ottima domanda. Se la direttrice non è contraria, mi sembra che la domanda sia abbastanza complessa. Potremmo parlare oggi di giustizia e la volta prossima di giudizio. Ah, bene. Una volta che affrontiamo questi due importantissimi temi, penso che sia bene approfondirli in una maniera abbastanza estesa e chiara, anche in maniera semplice, se ce la facciamo. Ok. Filippo, grazie per queste domande, perché sono le tue domande, ma io credo che tantissimi ci identifichiamo con domande e con i concetti che sono dietro queste domande, perché l'uomo, da quando ha conoscenza e coscienza storica, ha sempre anelato alla giustizia, ha sempre cercato un mondo di giustizia, si è sempre aspettato dai capi giustizia, per cui è un tema che lo sentiamo fortemente oggi, dove invece vediamo che spesso la giustizia viene calpestata. Ora, però, parliamo della Bibbia. La giustizia, parliamo prima di questo. Se noi leggiamo la Bibbia senza tener conto del contesto storico in cui la Bibbia è stata scritta, comprenderemmo il Dio della Bibbia come un Dio giustiziere. Ma se noi la leggiamo in rapporto al tempo e quello che succedeva, allora ci renderemo conto invece che il Dio ha fatto di tutto con la sua rivelazione tramite i profeti per ristabilire, per ricreare la giustizia. Ne faccio alcuni esempi. Per esempio, primo esempio, il comandamento del sabato, il quarto comandamento, dice: non farai lavoro alcuno, né tu, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né nessuno che sarà entro le tue porte. E qui mostra chiaramente quanto il Dio ci tenga a una situazione di eguaglianza e di diritto. Nessuno
deve essere discriminato, nessuno deve servirmi. In questo giorno era una sorta di eguaglianza recuperata per tutti. E questo qui è interessante, in un tempo in cui il capo aveva tutti i diritti e il servo era in balia del capo. Né tu né il tuo servo significa che siete in questo momento davanti a me, dice Dio, uguali, avete lo stesso valore. Primo. Secondo, c'è una festa che purtroppo, mentre il sabato continua fino ad oggi, il popolo di Israele è là a testimoniarlo, ci sono degli scritti di analisi storica che testimoniano che in tutti i tempi, in vari luoghi, ci sono stati dei credenti che hanno mantenuto l'osservanza del sabato come indicato nella scrittura. La seconda festa di cui voglio parlare non ha avuto lo stesso risultato, si è persa nel tempo, ogni tanto veniva ripristinata, ogni tanto veniva ricordata, è chiamata la festa del Giubileo. Questa festa avveniva ogni 50 anni, era possibile che uno la vivesse una sola volta, a volte qualcuno non la viveva neanche una sola volta perché la vita non gli era durata tanto, però poteva anche uno avere la benedizione di viverla due volte. Questa festa è una festa che oggi viene conosciuta, la parola Giubileo la conosciamo, ma nella sostanza è completamente diverso da quello che era il senso del Giubileo nella Bibbia. Faccio un esempio per capire, per spiegarmi meglio. Quando il Signore ha chiamato il suo popolo fuori dall'Egitto, l'ha liberato e l'ha messo in una terra che era stata destinata per lui sin da secoli, una terra con la quale Dio, entrando e punendo quei popoli, ha fatto in qualche modo giustizia, perché era una terra ricca di popolazioni, densa, ma c'erano tanti popoli che praticavano i sacrifici umani, i sacrifici dei bambini, che li bruciavano in sorta di richiesta di favori da parte delle divinità. Quelle popolazioni, Signore, non ha voluto dare loro un avvenire perché erano estremamente criminali nella gestione dei fatti, anche nei confronti del colpevole. Se uno faceva un torto a un altro, c'era il diritto della vendetta. Il Signore stabilisce il Giubileo. Come prima cosa, la terra che il popolo di Israele avrà sarà divisa per famiglie, ognuno avrà il proprio terreno. Ci troviamo, Paolo, per magari far capire a chi ci sta ascoltando, nel capitolo 25 del Levitico, dove ci sono un po' tutte le spiegazioni, le norme che Dio diede, sì, no? sul Giubileo, ma anche su altre. Il capitolo 25 è uno dei principali, ma non c'è solo questo, ce ne sono altri. Ci sono i chiari, poi con le Bibbie oggi che abbiamo a disposizione anche tramite internet possiamo ricercare tutti i paralleli e tutti i richiami. Questa festa per me rimane un monumento alla giustizia che ancora oggi l'umanità, nonostante tutti i progressi, non è riuscita a eguagliare. Se qualcuno nel corso dei 50 anni perdeva per disgrazia, per cattiva amministrazione, si rendeva schiavo, doveva subire delle pesanti ripercussioni per i propri errori, in quell'anno c'era il perdono, ognuno ritornava in possesso di quello che era stato destinato alla sua famiglia. Se uno si era reso schiavo, si era dovuto rendere schiavo, ritornava in libertà, e chi era profondamente impoverito perché non c'era successo qualcosa, cessava la pena che era contro di lui, veniva ristabilito e si faceva una sorta di rieguaglianza. Pensate se oggi si facesse una cosa del genere. Le nazioni ricche che hanno sfruttato i paesi poveri dovessero ridare indietro, le persone che si sono indebitate perché purtroppo siamo in una situazione di ingiustizia dove chi ha riesce ad avere di più e chi non ha riesce a malapena a mantenere quello che ha, sarebbe un altro mondo, ci troveremmo in un'altra realtà. E questo
ci insegna in qualche modo la grandezza della visione della giustizia di Dio. Ma non c'è solo questo. C'è un testo nella Bibbia che non è capito bene e che spesso viene interpretato come un testo incitante alla vendetta. C'è una frase che Gesù riprende e dice, ma io vi dico, cioè c'è un cambiamento con la venuta di Gesù, che è la legge del taglione. Dente per dente. Ma io vi dico, sì. Lo stabilimento di questa legge la troviamo nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Il Dio dice, se qualcuno ti fa una cosa, dente per dente, se uno uccide un bue, una cosa uguale, se uno perde un altro animale, ricompenserai con la stessa moneta o ti vendicherai con la stessa moneta. Letta in questi termini può sembrare che Dio inciti alla vendetta, ma invece è un limite alla vendetta che sussisteva, in quanto se uno compì uno sgarbo, l'altro aveva il diritto non della vendetta uno a uno. Tu mi rompevi una gamba, io ti spezzavo tutte e due le gambe. Tu mi ferivi un animale, io te ne uccidevo 10. Un pochino come avevano fatto i nazisti, per un morto tedesco 10 dovevano morire. Ecco, Dio con questa legge vuole limitare la vendetta e stabilire una sorta di giustizia, anche se ancora siamo umanamente lontani dalla giustizia come la voleva Dio. Dovrà venire Gesù per dire, voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, e lì Gesù stabilisce qualcosa di completamente nuovo, non esiste più che tu possa rivendicarti, anche se Dio nell'Antico Testamento aveva stabilito un'altra cosa. C'erano le città di rifugio, ce n'erano diverse, distribuite in maniera uguale nel paese. Quando qualcuno aveva commesso un errore grave da meritare la vendetta, allora lui poteva fuggire e mettersi in una di queste città di rifugio dove non poteva essere più punito. Ciò non significa che il reato non doveva subire una pena, ma la pena doveva essere una pena condita di grazia, di perdono e di riconciliazione e di ripristino nella vita della persona che aveva commesso un reato. Ma anche per valutare se veramente quella persona aveva commesso un reato, no? Una persona può essere accusata anche ingiustamente. C'era anche l'aspetto, no? Della verifica. E quindi almeno si poteva verificare intanto se la cosa era vera e poi, ecco, si poteva giungere a trovare una soluzione. Quindi era un atto veramente di protezione. Sì, esatto. Ora, questo già lo abbiamo nell'Antico Testamento. E quindi vediamo che il Dio della Bibbia, nonostante ci siano degli episodi dove il Dio ordina delle punizioni molto severe, da far pensare che il Dio era un Dio non crudele, la parola crudele non mi piace, un Dio esigentissimo, è vero, c'erano queste, ma era molto diverso rispetto a quello che veniva praticato nei popoli precedenti Israele, nei popoli pagani, quelli che vengono chiamati così, o nei popoli vicini. Sarà poi il diritto romano un pochino a riprendere questi valori, e questo diritto romano era già molto condizionato dalla conoscenza che nel tempo si era sviluppata. Potremmo dire, Paolo, che la pedagogia di Dio si è scontrata con la durezza del cuore umano, e quindi il Signore avrebbe sicuramente dato altre indicazioni se il cuore umano fosse stato più tenero, invece si è ritrovato con un cuore completamente ingannevole, dedito al male, alla cattiveria, alla vendetta. Quindi si è dovuto magari dare delle leggi che a noi sembrano oggi delle leggi più dure, ma rispetto a quello che c'era in quel tempo, Dio ha fatto il meglio di quello che poteva fare in quella condizione in cui l'uomo era. Umanamente possiamo dire così, ma c'era qualcosa di più nell'intento di Dio, c'era quello di educare al rispetto della persona, di educare alla riconciliazione e al perdono. E questa riconciliazione e perdono il Dio la praticò nella propria persona, quando dette delle leggi in rapporto alle questioni morali. Ecco che allora lì Dio, con due eventi fondamentali che avvenivano nell'anno religioso ebraico, mostra la sua volontà di perdono,
ma non di perdono così a buon mercato a raggiera senza distinzione, di perdono legato a un riconoscimento e a un desiderio di cambiamento di vita. Il Dio non aspettava che ci fosse il cambiamento, lo stimolava, lo incoraggiava con un suo intervenire sul perdono. E qui abbiamo due cose importanti. Abbiamo da una parte il gesto prefigurativo dei fatti del Nuovo Testamento, dei sacrifici di animali per ottenere il perdono. È evidente che anche lì, oggi, con la sensibilità che abbiamo verso gli animali, sarebbe difficile a capirsi. Ma se pensiamo che è di poche settimane la scoperta nel Messico e in Perù di cimiteri di bambini sacrificati per l'espiazione dei peccati degli adulti, bambini sepolti in una posizione completamente indicativa, molto indicativa rispetto al culto di quel tempo, siamo diversi, una cosa è un agnello, l'altra cosa è un bambino, anche se, ripeto, c'è chi vorrebbe mettere sullo stesso piano. Però questo era comunque temporaneo, perché era prefigurativo di quello che lui avrebbe voluto compiere. Ma prima di vedere quello che lui avrebbe voluto compiere, vediamo un attimino quello che faceva, quello che Dio voleva fare per concedere al credente il perdono e quindi compiere un atto di clemenza, un atto di giustificazione e non solo di giustizia, un atto di riconciliazione. Il peccatore portava la vittima, confessava sulla vittima i propri peccati, sgozzava la vittima, in genere era una capra o una tortora, faceva una volta all'anno, non pensate che fosse una cosa che veniva due o tre volte al giorno, una volta all'anno, massimo due volte, e poi il sacerdote che era lì come rappresentante di Dio prendeva quel sangue sul quale era confessato il peccato, sull'animale sul quale l'animale era confessato il peccato, e lo portava dentro il santuario, insegnando che Dio prendeva su di sé, il santuario è il luogo di Dio, la dimora di Dio, dove Dio si manifestava, dove Dio aveva indicato avere la sua dimora, e Dio prendeva su di sé, e una volta all'anno i peccati del confessante, e una volta all'anno quei peccati del confessante venivano anche allontanati con un altro gesto simbolico, venivano allontanati dal popolo, portati lontano nel deserto. Questo nel giorno del Kippur, no? Yom Kippur, famoso giorno degli Yom Kippur. Tu dicevi, ecco, il peccatore prendeva un agnello, una tortola, insomma una capra per questo. Questa cosa non accadeva tutti i giorni nel santuario, cioè il sacrificio quotidiano o no? Tutti i giorni, grazie della domanda, lo facevano in maniera rappresentativa, uno la mattina, uno al pomeriggio, i sacerdoti per tutto il popolo. Mm-hmm. Nel caso invece che ho menzionato era il colpevole, il peccatore, diciamo così, che riconoscendo il suo errore, il suo peccato, portava e esprimeva con la confessione e col gesto il suo pentimento. Pentimento che portava il sacerdote a intervenire e a portare quel sangue, simbolicamente sangue di espiazione, dentro il peccato, dentro il santuario. Una volta all'anno, nel giorno del Yom Kippur, questi peccati venivano allontanati. Ma questo è soltanto simbolico di qualcosa di più grande, e qui vengo all'atto di giustificazione perfetto che Dio ha compiuto. Tutti questi riti, compreso il giubileo, escluso il sabato, che era una legge di tipo morale, come non uccidere, non rubare, come non avere altri dii, escluso questo, tutte queste cerimonie avevano un compito di insegnare quello che il Cristo avrebbe compiuto in seguito. Quello che il Cristo avrebbe compiuto era proprio offrire se stesso per i peccati di tutti. Allora a questo punto dobbiamo leggere un testo che si trova nel Vangelo di Matteo,
al capitolo 26 leggiamo quando Gesù istituisce la Santa Cena o l'Eucarestia, come viene chiamata. Questo lo fa nei giorni precedenti, due giorni precedenti alla Passione. Leggiamo in Matteo capitolo 26 che Gesù, istituendo la cena, quella che è chiamata Eucarestia, Comunione o Santa Cena, Ultima Cena, a seconda delle espressioni religiose, Gesù pronuncia questa frase, Matteo 26, i versetti 27 e 28. Poi prese la coppa del vino, fece la preghiera di ringraziamento, la diede ai discepoli e disse: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, offerto per tutti gli uomini, per il perdono dei peccati. Con questo sangue Dio conferma la sua alleanza. Ora, con questo sacrificio, con questo gesto che rappresenta il suo sacrificio, Gesù, Dio, esprime quanto egli voglia essere giustificante, perdonante per il perdono dei peccati, detto, verso i colpevoli, verso di noi. Questo atto sarà chiamato in vari testi del Nuovo Testamento l'atto di giustificazione che Dio compie per tutti gli uomini. Ecco qui in qualche modo una carrellata rapida, spero che Filippo abbia avuto una risposta che si completerà la volta prossima quando parleremo del giudizio, perché il giudizio non può essere compreso se non visto alla luce di quello che ci siamo detti questa mattina. Ecco qui dunque il Dio della Bibbia, che si presenta a volte come un Dio che castiga, che è duro, che è inflessibile, invece in realtà ha anche quest'altra presenza di un Dio che ci tiene alla giustizia fra gli uomini, alla giustizia fra l'uomo e il potere, fra il povero e il ricco, alla giustizia fra i sacerdoti e i laici, uso questa espressione, e soprattutto alla giustizia fra lui e le sue creature. Una giustizia che vuole perdonare, che comprenderemo meglio, ripeto, con la riflessione sul giudizio. Interessante, perché questa giustizia di Dio si rivela, si manifesta, si rende concreta attraverso la giustificazione. Dio ci giudica e ci giustifica, ci consente di poter avere come nostra la giustizia di Cristo, di un uomo, perché Gesù si è fatto uomo, che ha camminato sulle vie del Padre in maniera perfetta. Quindi ecco, ci dona questa giustizia che non la meritiamo, ma ce la dona per amore, e quindi ci consente di apparire di fronte al giudizio giustificati, se noi ecco accettiamo di seguire la via che Gesù ci ha tracciato. Ecco, è una cosa impensabile, no, umanamente, che chi ha ragione alla fine cerca di aiutare colui che ha commesso il torto affinché possa essere scagionato. In ottica umana è qualcosa di incomprensibile. Non è nelle categorie dell'uomo. Forse, visto che il tempo è già abbondantemente superato, leggiamo due testi, due versi in un capitolo dell'Antico Testamento che proprio prende in considerazione questo aspetto. Isaia 53. Leggiamo il versetto 5 e 6 e 7, da 5 a 7. Invece egli è stato ferito per le nostre colpe, è stato schiacciato per i nostri peccati, egli è stato punito e noi siamo stati salvati, egli è stato percosso e noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo come pecore smarrite, ognuno seguiva la sua strada, ma il Signore ha fatto pesare su di lui le colpe di noi tutti. Egli si è lasciato maltrattare, senza opporsi, senza aprir bocca, docile come un agnello condotto al macello e muto come una pecora davanti ai tosatori. Ecco qua la giustizia di Dio manifestata con queste parole in termini profetici, perché qui Isaia 700 anni prima enuncia quello che avrebbe fatto il servo del Signore, cioè Gesù. Alla prossima, grazie come sempre Paolo. Saluti a Filippo e a tutti quanti.